Wadi el-Natrum, sulla strada per Alessandria, è il luogo dove nel IV secolo fiorì il monachesimo copto. Delle centinaia di monasteri presenti nel deserto nord-occidentale dell'Egitto sono sopravvissuti alle incursioni dei berberi e alla conquista musulmana solo 4 complessi, dove vivono circa 800 monaci. Sono il centro propulsore dell'ortodossia dighe contro l'ateismo, i luoghi dove tra preghiera notturna, lavoro e accompagnamento spirituale si dona ispirazione e forza al cristianesimo copto. Nel monastero di San Bishoy è custodito il corpo di Shenouda III e anche l'attuale papa copto, Tavadros II, ha passato qui gran parte della sua vita. I checkpoint e le forze dell'ordine presidiano gli ingressi, come davanti a tutte le chiese cristiane, dopo l'ondata di attentati che hanno colpito i centri copti. Eppure a dominare non è la paura. Non siamo preoccupati, non abbiamo paura affatto, perché noi siamo nelle braccia del Signore. Dio si prende cura di noi, ci protegge, ci supporta, ci ispira. Non abbiamo paura. L'unica cosa da temere è Satana, ma persino Satana non ci spaventa, perché Gesù ci dona la forza e l'autorità per scacciarlo. Tra le antiche mura, nelle cappelle dell'VIII secolo, tra le torri e le celle dei vecchi eremiti, ci si prepara ora al Natale, che secondo il calendario copto cade nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Preghiamo per l'Egitto, preghiamo per la pace nella nostra nazione, per la pace in tutto il mondo. Credo che le uniche cose di cui ha bisogno il pianeta siano pace e tolleranza. Davanti al corpo incorrotto di San Bishoy si inginocchiano cristiani e musulmani, un santo interreligioso che affascina tutti, segno di una convivenza serena conquistata nei secoli, e sugli ultimi fatti di cronaca, sul sangue dei martiri, i monaci non hanno dubbi. Il terrorismo colpisce tutti, non solo i cristiani, non solo i copti, in tutto il mondo dilaga il terrorismo, non solo in Egitto. Cosa accade in America, in Italia, in Spagna, in Belgio, in tutto il mondo? All'ingresso di un altro monastero, quello di Bramus, poco più a nord, una scritta fiorata sintetizza come si vive l'attesa del Natale in Egitto. Se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi?